dribbla i microfoni Stefano Monegato, affidando la propria voce a un comunicato ufficiale di impegno per Bassano. La scelta arriva al termine di quello che è stato definito un sincero confronto, come si legge nella nota, con i colleghi del gruppo consigliare. Fiducia piena a Monegato, ribadiscono, definendo l'accaduto un episodio isolato. Nonostante le richieste giunte da più parti, nessun accenno però a possibili dimissioni, anche se, ammette lo stesso Monegato, sono a riconoscere di avere commesso un errore serio, poiché, per il tenore e il contesto, oltre le mie intenzioni, ha generato significati offensivi. Nessuna rinuncia all'incarico amministrativo, insomma, ma formali e pubbliche scuse rivolte alla consigliera regionale Alessandra Moretti, all'intero consiglio comunale e a qualsiasi altra persona possa essersi ritenuta offesa. Prendo atto delle scuse del consigliere Stefano Monegato. Sono contenta che abbia preso coscienza e consapevolezza del fatto che non ci si può mai rivolgere con linguaggio offensivo e volgare nei confronti di nessuna persona. Penso poi che questo non possa essere tollerato quando una figura è anche una figura istituzionale e rappresentante delle istituzioni. Spero che questa vicenda possa servire a dimostrare che la bella politica è quella che si misura e si confronta democraticamente, sempre rispettando anche l'avversario politico, perché è questo il messaggio che siamo tenuti a dare alle ragazze e ai ragazzi.